Volevo chiederle, visto che da domani sono iniziate già le prenotazioni per le vaccinazioni dei bambini, da domani cominceranno, volevo chiederle di fare un po' un punto su questo, anche di tranquillizzare, di spiegare, perché è anche se stanno andando bene adesso le prenotazioni, almeno così ci viene detto dalle autorità, però è un punto, insomma, sul quale c'è stato qualche dubbio, insomma. Sì, chiaro che ci sia qualche dubbio quando si parla di bambini, è normale, ci sia qualche esitanza. Io inizio sempre ripetendo che se le agenzie regolatorie, quelle più importanti del mondo, l'FDA, EMA, AIFA in Italia, approvano un farmaco in una certa, o un vaccino in questo caso, in una certa età, lo fanno perché lo giudicano efficace e sicuro sulla base dei dati che hanno visto, e tutti i farmaci che prendiamo si basano su questa approvazione. Se aggiungiamo che in questo caso la società di pediatria italiana, la società di pediatria statunitense, hanno fortemente suggerito di vaccinare i bambini fra 5 e 11 anni, siccome questi sono i pediatri che conoscono i nostri bambini e che ci dicono come svezzarli, quando vaccinarli con tutti i vaccini normali, che farmaci darli quando hanno l'otite, mi chiedo perché non dovremmo credergli ora. Cioè, al di là di ciò che penso io o che pensa chiunque altro, una situazione così complessa come la pandemia, o la gestiamo con una sorta di processi in cui seguiamo ciò che da 80 anni a questa parte, qualsiasi farmaco vaccino noi prendiamo, si basa sul riconoscimento da parte delle agenzie regolatorie di efficacia e sicurezza e sulla raccomandazione dei medici del settore che conoscono i geriatri, gli anziani, i pediatri, i bambini. Quindi poi, se vuole, aggiungo che una malattia così diffusiva, particolarmente con la variante Omicron, ma già lo era con la Delta, che può infettare i bambini, lo sappiamo, e che può anche fare, anche se non con la frequenza degli adulti e degli over 60, può causare delle complicanze molto serie, ma il principio è che bisogna vaccinare i bambini quando si ha a che fare con una pandemia così diffusiva che può causare delle malattie importanti nei bambini in un numero limitato, ma parliamo sempre di qualche decina di bambini che è morta e di centinaia di bambini che hanno avuto malattie molto severe. Pensiamo che i vaccini che raccomandiamo, come il vaccino antimeningococco, in un anno in Italia muore lo stesso numero di bambini di meningite di quanto è morto di Covid. E nessuno si è messo a dire non vacciniamo contro la meningite. Cioè la questione del rapporto costi-benefici va inquadrata. Assolutamente, è già stata stabilita sia dall'ECDC sia dal CDC americano che la vaccinazione dei bambini dal punto di vista di costo-beneficio, del rischio più che del costo, il rischio-beneficio, cioè per i bambini, è decisamente a favore del beneficio. Poi, se la gente si mette a interpretare i dati a modo suo, guardi, non la finiamo più, perché ognuno si alza, ha parlato col barista all'angolo o col filosofo di turno che ha deciso di dire che non si devono vaccinare i bambini, e allora è senza fine. Accetti una situazione così complessa come una pandemia, o seguiamo dei processi che ci hanno portato a allungare la vita media a oltre 80 anni. Al nostro mondo, seguendo questa regola aurea, e se una cosa è giudicata efficace e sicura dalle agenzie regolatorie ed è raccomandata dalle società mediche di riferimento, noi lo facciamo, perché o sospettiamo che ci sia un complotto di non so quale origine, oppure accettiamolo perché fino ad ora è stato fatto così e non è andata così male. Allora, volevo chiedere a Maurizio Molina.